Parte te. Vado io. Vai. 2-2 con la Civitanovese, gol all'esordio, ma e che gol soprattutto? Penso che... Gol non me lo ricordo, infatti me lo voglio rivedere, perché stavo un attimo là, ero teso, la prima partita in casa, la prima partita davanti ai tifosi e i primi 90 minuti. Sono contento, il risultato purtroppo è quello di 2-2, potevamo portare a casa 3 punti, però va bene così, siamo ripartiti nel modo giusto, con il nuovo mister. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, siamo contenti dei progressi che stiamo facendo tutti insieme. Quindi io penso solamente a migliorare, sia parlando personalmente che parlando per tutta la squadra. Sono carico e penso che possiamo fare un grande campionato. Infatti abbiamo dimostrato anche oggi, con una squadra valida, con giocatori molto esperti e molto forti, di dire la nostra. Tra l'altro sì, abbiamo scoperto che abbiamo anche un quarto portiere, un terzo portiere in squadra, quindi... Ma mi sono messo in porta perché avevo i crampi, quindi, quindi era meglio così. Ho messo una barriera davanti a me per non far arrivare tiri, perché sennò erano danni, non volevo creare problemi. Ovviamente non ti era mai capitato di andare in porta? No, ho fatto tutti i ruoli con il portiere adesso. Quanto aspettavi questo momento, Andrea? Sono stati appena arrivato, il piccolo infortunio sembrava lieve, poi dopo si è complicato. Immagino che per te t'abbia visto più che carico, direi carichissimo. Aspettavo da tanto questo momento, è il momento del mio rilancio. Sono stati anni complicati per me, sia a causa della squalifica e dell'infortunio al ginocchio. Ringrazio la società perché ha creduto in me e ripagherò nel migliore dei modi, spero a suon di gol, la società e i tifosi. Come ti sei trovato con Andrea Zanini lì davanti? Sono trovato molto bene, abbiamo lavorato solamente una settimana con il 4-4-2, quindi diciamo ancora presto, però faremo progressi, ci stiamo aiutando molto, lui è più grande di me, ha più esperienza, ha molti campionati professionisti dietro le spalle, io seguo tutti i consigli, poi se posso darli anche io a lui, ben venga. Abbiamo visto dei due che, diciamo, Andrea era quello che rientrava anche a centrocampo e qualche volta in difesa, mentre tu rimanevi a presidiare lassù, a fare sì, sportellate, diciamo. Abbiamo deciso di impostarla così, non ci ha detto così il mister, ma abbiamo fatto, diciamo, di testa nostra. Il mister ci ha dato delle impostazioni, noi dovevamo tenere i chiusi passaggi in mezzo al campo, quindi chiudere i due mediani. Qualche volta andava lui, qualche volta andavo io, per molte volte aspettavamo dietro la linea di centrocampo la squadra, però abbiamo dimostrato che comunque tutti e due ci teniamo a questa maglia, ci teniamo tantissimo alla squadra, siamo un gruppo fantastico, miglioreremo sempre di più giorno per giorno. Senti, sei venuto a esultare sotto la tribuna, avevi parenti, amici in tribuna, nessuno? No, non c'era nessuno, era il posto più vicino. C'era anche la macchina dello sponsor vicino, quindi... Ti volevo chiedere, nel primo tempo c'è stata una mezza protesta su un cross da destra, un abbraccio che avresti subito, ti ricordi? Sì. Io ci ho provato, poi se me la rigore era meglio, però glielo ho detto subito all'arbitro, io ci provo poi, vabbè. E dediche per questo primo gol con la maglia della Wilson? Io dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia che mi sono stati sempre vicino anche nei momenti brutti, e io saluto. Le voci dicono che sei un vero leader anche nello spogliatoio, confermi che sei il vero trascinatore di tutti questi ragazzi che sono la prima esperienza. Beh, trascinatore, io ho il mio caratterino, sono uno che ha i piedi per terra, però quando c'è da strillare sia dentro il campo che fuori dal campo lo fa senza esitare. Io penso che, cioè, non si parla di leader, ma parliamo di un gruppo compatto e tutti insieme siamo dei grandi leader.